sono venuto nella tana del Menghi per parlare dell'Inter. Poi lui ora farà di Conte, io lo so già. Sono venuto, sono qua! Sono qua! Sono qua! Ecco! Sono qua, ci sei? Arrivo! Arrivo, ragazzi! Antonio Conte, parla solo di Conte, fanculo gli anticontiani! Arrivo! Lo sapevo che diceva così, vieni! Lo sapevo che vorrà parlare di Conte, fanculo gli anticontiani! Hai sentito? Qui c'è suo fratello, ha detto non si parla di altro che di Conte e fanculo gli anticontiani! Adesso arriva e Menghino? C'è anche Menghino, Tu sei pro Conte o no? Perché? Non lo inquadriamo Menghino. Grande Menghino. Perché il numero uno? Perché basta, dobbiamo vincere, no? Sì, bisogna vincere. Allora mi interessa arrivare secondi, giusto? E era il famoso discorso che siamo in costruzione? Non è che lui accelera troppo e... Deve accelerare, deve vincere. Ma se non gliel'hanno chiesto di vincere, se gli hanno chiesto vai tranquillo che... Non lo so, ma lui non lo sa chiesto e lui vuole vincere. Però Dzeko glielo potevamo prendere, cazzo, no. Non è che ha chiesto Mbappé, no. È venuto qua che ha chiesto Dzeko, io... Ma dai! Il prezzo non è che... Costava meno di Lazzaro. Ha chiesto Dzeko, Llorente, vi dà l'imprestito, no. E invece si ritrova con Esposito. Arriva. Passante di professione. C'è anche il passante di professione. Vieni! Arrivo! Pausa pranzo, devo anche andare a cambiare le gomme. Ma così, cazzo! Grande Meghi! Numero eccomi uno! Eccomi qua, eccomi! Grande! Qua. Antonio Conte! Antonio Conte! Allora io... Vi Vai. Assicuro che noi non è qui, che siamo qui, vi prendo con questo anticontiani. Io non è che sono tanto pro Juve, pro Gobbi, no. Totalmente contro la Juve, contro cioè, i Gobbi. Da sempre contro da la sempre Juve. Da sempre contro la Juve, da sempre contro il Milan, da sempre contro tutti. Il Pulcinella. Certo, da sempre contro tutti. Tutti, noi siamo FC Internazionale 1908 Milano. Esatto, e mi ricordo un vecchio striscione simpatico, diciamo, noi odiamo tutti che mi ritrova, perché certo. Io tifo solo l'Inter. Solo l'Inter. Ok. È un po' il Lecco. Neanche quello, vaffanculo il Lecco, anche se sono le di Lecco. Ma no, solo l'Inter. Allora, detto questo però Conte... Conte sì, c'è un argomento importante. Conte adesso. Si è strappato il cuore per al l'Inter, di là dei soldi, la gente parla di soldi, come se al Bayern non li prende 10 milioni, Conte. Certo. Ma se Simeone ne prende 22. Conte è uno dei top allenatori. No, è il top allenatore. Conte è fra i primi 5 allenatori al mondo, ok? Ma per l'Inter è il numero uno, perché per l'ambiente Inter, per come siamo noi, per l'Inter Conte è l'unico che potrebbe far bene all'Inter. Abbiamo avuto Spalletti, Stramaccioni, De Burr, lui è il nuovo Gasperini. Mourinho come te, sa bravo, capito? Il nuovo Mourinho, giusto? Oh, finalmente l'hai detto! Ma sì, ma è vero, la differenza è che Mourinho è più piaccione, sì, un po' più paraculo, però Mourinho nell'essere piaccione... faceva quasi tutto da solo, perché c'era, è vero, Riali, c'era gente. Anche adesso c'è Riali, Mentre Conte ha avuto l'umiltà, e questo non riconosce nessuno, di chiamare Pintus, Conte, ha avuto il coraggio di dire comunque a tanti dirigenti, cioè ha fatto una... Zanetti è stato promosso, cioè nel senso... Ha capito che mentre Mourinho è arrivato ha fatto tutto però lui. Però Conte, adesso qua, prendiamo in mano i giornali. I giornali stanno dicendo che Conte ha destabilizzato l'ambiente Inter dichiarazioni. Ti lascio la parola, ma ti ho mandato un messaggino, tu eri suo lavorare. Praticamente c'è un articolo della Gazzetta che ho commentato in un video, ma metterò prima questo. Anzi, forse è Piccinini, che cazzo vuole? No, è un gobbo. Fa apposta a fare quelle cose lì per romperci i coglioni. E gli anticontiani dietro. Ma non lo capite. E gli anticontiani che fanno il gioco. Ma non lo capite. Sulla Gazzetta c'è un bel articolo invece, devo dire uno dei pochi, dove dice... Conte sfogo esagerato. Lì mettiamo gli anticontiani. Gli anticontiani li mettiamo lì. Andiamo anticontiani, fate questa fine. Li mettiamo nella gabbia. Ecco qua. Ecco qui, nella gabbia di loro.
la gabbia di loro vi metto, anticontiani, cazzo! Gli anticontiani qua! Allora, la Gazzetta dice sfogo esagerato, nel senso che gli dà delle colpe su alcune cose. Secondo te lo sfogo esagerato e secondo te... Perché non mischiano il campo? Bisogna entrare nella testa delle persone. Parla te! Io siccome sono... Bisogna parlare del fuori campo noi siamo... di agosto! Tu sei sempre stato contiano dal primo giorno che hai detto Conte all'Inter, vabbè, è peggio di Mourinho alla Juve. Ma certo! Ok, ok. Sei partito da lì. Io t'ho sempre... Siccome noi siamo soci da una vita... Da sempre! Da sempre, forever. E quindi io so cosa vuol dire Conte all'Inter, ok? Conte ha fatto queste dichiarazioni in questo momento... Perché è un po' che la sta studiando questa dichiarazione, perché è un po' che comunque... Parla con loro che ti vogliono... I primi segnali sono già arrivati da un mesetto, che dice coperta corta, siamo corti, tre partite al giorno, siamo in difficoltà, non possiamo rendere tutte le partite come dovremmo rendere. L'aveva già detto, no? L'aveva già detto. No, sembra che è uscito oggi, ma lui è... No, però questo dopo il Dortmund ha... giocato il carico da 90, sì, esatto. Perché dice che qualcuno che io dico le cose sotto banco ma non le capisce, diciamole chiare tonde come bravo, sono bravo, questo è okay. Lui stava sì, perché qualcuno ha fatto finta di niente. Dopo noi abbiamo avuto avuto persino la sfiga che si è fatto male Sanchez, ma gli infortuni fanno parte del calcio, tutte le squadre hanno i loro infortuni, certo. Si è fatto male si è fatto male Sensi, però in qualche squadra non se ne accorge nessuno che Douglas Costa è tornato ieri, che Douglas Costa è tornato ieri e ha fatto due partite di campionato e poi è tornato ieri e non era mai esistito prima ed è tornato alla grande con i tempi, certo, di recupero facendo un grande gol. Per forza, perché loro possono permetterselo perché hanno 22-23 titolari, noi ne abbiamo 11-12, secondo me neanche, perché con gli infortuni io non calcolo Vecino titolare, Gagliardini titolare, Candreva titolare, Asamoah titolare. Questi qua sono quelli. Biraghi titolare. Questi qua sono quelli che a lui, a parte Biraghi che è andato dopo, questi qua sono quelli che a lui hanno detto vai tranquillo che... Che rendono? Sì. Ma che come vai tranquillo che rendono? Ma dai, siamo obiettivi. E lui ha detto... Allora, lui ha detto è più buono il filetto o lo scamone? O lo scamone, non lo so io. Per me... Mangiate la Bologna e io mangio il prosciutto crudo. Certo. Cosa devo dire? Ma infatti i discorsi vanno divisi in tre. Vanno divisi in tre. Cazzo. Lui ha chiesto Dzeko, lui ha chiesto Dzeko. Dai, ma Dzeko... Lo... Compraglielo Dzeko. Compragli sto Dzeko per 2 milioni di euro, ma chi sì, cazzo due... sei? Ma sei su Ning, sei, per piacere. Schiacceremo? Schiacceremo tutti. 2 milioni. 2 milioni e non prendi e Dzeko come sta facendo la Roma, capitano. Certo. È in pompa. Veniva qua da noi, ci rendeva ancora di più quello, sì, che sta vedendo la Roma. Il problema, cambio braccio. Nel frattempo Dzeko avrebbe fatto riposare qualche partita Lukaku. Che Lukaku lo vedi che non ne può giocare tre. Aveva bisogno ogni tre di giorni. Crescere. In 10 giorni l'Inter gioca 3 partite, ragazzi. Invece Dzeko era pronto all'inizio. Subito era pronto. E invece, quindi Lukaku poteva far passare le mani di comunque, schiena, fare le cure, esatto. Lautaro esplode. Per fortuna che chi è il terzo attaccante dell'Inter con l'infortunio di Sanchez? Esposito. E invece lui ha che comunque Llorente, che è andato in sede, non si capisce perché non gliel'hanno preso. No, beh, tutto questo è... Scusate. Ora, vogliamo fare i tirchi? Sono tirchi nostri, sono tirchi. No, qualcuno dice Conte stia zitto perché l'Inter ha speso 175 milioni. Ma non è vero. Vabbè, numeri alla mano, li ha spesi, poi li pagherà in varie rate. Ho capito. Ma Conte non dice una cosa che nessuno dice. Conte fa anche una cosa. Ma Conte voleva anche il centrocampista, voleva, sì, ragazzi. No. Voleva Vidal, perché non... lui voleva Milinkovic. Milinkovic costa troppo, ha detto vai, prendetevi Vidal. Non ha preso nessuno dei due, non ha preso. E lui ha detto, non vabbè, ha preso nessuno dei due. Sì. C'è Brozovic che ha la lingua, che arriva sotto, sì, i piedi. Stanco, fischia. Brozovic è il calciatore della Serie A che tocca più palloni, sì, che fa più passaggi e che corre di più. Ma che cazzo pretendete? È logico che dopo ogni tanto col Parma ti fa due errori e vabbè, perdi due punti. Certo. Ma è fisiologico. Sì. E Brozovic è un grande giocatore. E fa un gioco per... Alcuni non piace, fa un gioco molto rischioso. Ma come non piace? Boh, c'è gente che ce farebbe l'ha... titolare che no, la Juve. La gente, ecco, lo... se andasse la Juve, si altererebbe con Pjanic. Pjanic non, sì, gioca, sì, gioca, no, Brozovic, non gioca Pjanic. È vero. Però, però di fianco avrebbe gente su cui scaricare la palla e, certo, e rifiaterebbe. E certo. Ok, a parte che Brozovic nella difesa 4, secondo me, giocherebbe ancora più tranquillo. Qua c'è... Ma vi rendete conto che Biraghi dopo 37 secondi è stato ammonito col Dortmund? Perché c'era quell'altro che è Hakimi, che io lo vorrei all'Inter. Ma è del Real. Purtroppo è del Real. A me farebbe un terzino così, ma che passo c'ha? Terzino, un esterno. Quel marocchino lì, che passo, sì, c'ha? Sì, pazzesco. Appena partono, se Biraghi, tu gli dai 3 metri... 30 secondi è ammonito. 30 secondi ammonito. Poi dopo è arrivato Skriniar sì, per monito, coprire. Ha ammonito anche lui. Non, sì, non gli stanno dietro. Ci ha fatto doppietto. Vabbè, il primo è stato... Candreva, perché... Sai perché ha sbagliato Candreva a fare la rimessa laterale? Perché era cotto. Non ci vedeva più, ha fatto così pensando di dare al suo compagno dall'alto del dormo. Ma capite che era cotto, infatti è uscito anche lui. E poi entra Napolitano, prende il pestone. Quella è sfiga. Ma la sfiga va messa in conto. Va messa in conto quando devi avere la coperta più lunga. Certo.
Scusa, i discorsi sono tre. Cazzo, Conte vi dice, io con questa squadra qua, che possiamo paragonare a livello automobilistico a una panda, io vi ho portato a novembre ad essere un punto dalla Juve. Datemi in mano un BMW normale e io vi faccio vincere lo scudetto. Datemi un BMW, Qualcuno ti dice, ha voluto Lukaku, io devo fare l'avvocato, non perché ce l'ho con te. Qualcuno dice, perché la Gazzetta dice, ha voluto Lukaku, gliel'hanno comprato, è stata una spesa folle. Secondo me, Barella... secondo io sono d'accordo che è stato pagato troppo. Si poteva... Sai perché è stato pagato Lukaku troppo? Lukaku vale 10 milioni di euro. Sai perché è stato pagato troppo? Perché non abbiamo preso Jake, quindi là lo sì, sapeva. Certo. E se tu prendi Jake, poi vai là tranquillo, o no? Dice, voi avete bisogno, sta finendo, o così, o col cazzo. Era diventata una questione di principio prendere Lukaku. Ma è vero, vero. E qui là hanno messo altri soldi. E l'Inter, no. Sì, sì. No, quella di Dzeko fa ridere, che saluta tutti, sta che viene qua. No. Ma Dzeko sarebbe venuto volentieri qua da noi. Ma Dzeko aveva già salutato. Dzeko lui voleva all'Inter. Ha detto, voglio andare all'Inter perché voglio finire la carriera con la vittoria dello scudetto. Esatto. Ma vi rendete conto, interisti che seguite Fabio Bergomi, dovete capire una cosa. L'Inter ha una possibilità, non so se quest'anno o l'anno prossimo, di vincere lo scudetto solo ed esclusivamente con Antonio Conte. Solo con lui. Non esiste altro allenatore che può venire a fare vincere lo scudetto a noi. Altrimenti non vi va bene quello che dice. Dice che fa il sofisticato, che pretende troppo, che è un leccaculo, che volete mandarlo via. Tenetevi chi cazzo volete, fate la fine. Non avete neanche idea. Arrivate all'ultima giornata a fare fatica ad arrivare quarti. Sì, lo dico io, ve lo dico. E a fare, bravo! Fare 2 anni che facciamo. Allora. Conte sta facendo, che poi all'Inter ancora un lavoro, quarti, eh? Ma poi uno... Volete fare la fine del Milan? Mai il Milan, io ho una vita che dico mai il Milan punti domani. Mai il Milan? Mai il Milan? Volete fare quella fine lì, volete? Bennasser ha detto che un nuovo Pirlo. Che si Bennasser dice... oggi sulla Gazzetta, vi faccio vedere, oggi sulla Gazzetta ha detto, si può andare a vincere a Torino. E se vincono? Milan vince a Torino? Ne prende 4 Torino il Milan. Dai, ma non ha vergogna uno a fare queste dichiarazioni e la Gazzetta a pubblicare queste cose? La Gazzetta pubblica questo, ma vergogna! Dovrebbe scrivere, lottate per, lottate per non retrocedere, volete andare a vincere a Torino, ma vergogna! E se vincono? Vergogna, ma come fanno a vincere? Se vincono ci buttiamo... ci buttiamo dentro, vi butto nei cani, vi butto. Ma vergogna! Ma il Milan! Ma il Milan, Bennasser, Calabria! E la Juve invece... Fazio, guarda che sta... La Juve... Già qualificata, per 4 mesi non deve pensare alla la Champions. La Juve non la vedo forte come i juventini vorrebbero che sia la loro squadra, perché loro vogliono vincere la Champions. Anche la Juve, ieri? La Juve l'hai vista ieri? La Juve ieri ha fatto schifo. Io ieri non l'ho vista. Ha giocato contro una squadra mediocre, vabbè, noi dobbiamo stare zitti perché con lo Slavia Praga in casa, noi stiamo patendo l'1-1 dello Slavia Praga in casa, sì. E tanto. Però vabbè, il Barcellona è battibile a Milano. Ma non siamo la Juve, però, no, noi siamo l'Inter. Nel senso... La Juve, gli juventini loro vogliono vincere la Champions e io vi dico già adesso, ve l'ho sempre detto, non la vinceranno neanche quest'anno. Ti prego. Ma quello dimmi che è vero. È ufficiale, è ufficiale, ve lo dico io. Ve lo dico io. Perché? Io invece dico che quest'anno sono maturi questi... Sono maturi ma non la vincono, ma che non... Ronaldo ha 34... Vedete conto che Ronaldo ha 34 anni, ragazzi? Ma voi... Cioè, però San Siro faceva paura, non l'avevo mai visto dal vivo. Perché noi eravamo stanchi. Noi non avessimo giocato a Barcellona, voglio vedere a San Siro com'era la partita. Noi... Ma dobbiamo tenere conto che noi siamo in pochi. Noi siamo in cazzo, pochi. Ma... È inutile. Devi calcolare le forze quindi fisiche... Quindi lo sfogo... Le fisiche, lo sfogo ci sta. E le forze psicofisiche. Un calciatore, anche se professionista, strapagato, milioni di euro, allenamenti, vabbè, un fisioterapista, uomo, Ma cazzo, non può renderti tutte le partite uguali 3-3-3-3-3. Abbiamo finito. Grande, grande. Lui è il grande Danilo. Il grande Danilo. Danilo D'Ambrosio. Il grande Danilo. Danilo è qua e gioca con gli ultra. Grande. Allora, ma chi deve arrivare a gennaio? A gennaio deve arrivare un centrocampista. Io ti dico, un centrocampista. Un centrocampista. De Paul, ti piace? Non mi dispiace, ma no, io preferisco SMS. Perché De Paul è giovane, va bene. Come rincalzo, va bene, non può giocare titolare nell'Inter. Ci però, non può giocare titolare nell'Inter. De Paul non è titolare all'Inter. Tu firmeresti per uscire dalla Champions sapendo che ti giochi lo scudo? Fino all'ultima? Subito. Anch'io. Al volo, che cazzo me ne frega della Champions a me? Soldi, però? Soldi. Credo che conti... Soldi. Suning è il terzo gruppo di Cina. La Cina ha 2 miliardi di abitanti. La Cina è il paese più grande allora al mondo. Champions League? E allora, la Champions League... Non so io, se Suning sei veramente quello che sei in Cina e in tutto il mondo, cosa te ne frega di 20-30 milioni in più? E Dzeko? Non so, fai miliardi ti di... Ti posso fare l'ultima domanda? Sbaglio o Conte ce l'aveva con la dirigenza
e anche con chi gli ha detto. Conte si aspettava di non avere la coperta corta. Conte... No, c'è una cosa che Conte vuole vincere. Nessuno lo dice. Ma voi lo sapete. Non l'hanno capito. Non l'hanno capito. Conte non è qua per vivacchiare. Non è qua per. Non l'hanno capito. Non è qua per il contratto per gli 11 milioni. Capito. Non è qua per vivacchiare. Conte è venuto qui perché ha detto: io vado all'Inter perché se c'è una squadra che può spodestare la Juve è l'Inter. Perché avete visto il Napoli. Il Napoli cosa sta succedendo? Nonostante gli piaccia il calcio, esatto. Nonostante il calcio estero, lui piace stare in Italia. È venuto qua per vincere, non l'hanno capito. Volevano un perdente, voleva uno che andasse in conferenza. Se va bene, sì, va bene. Noi siamo questi, cerchiamo di fare meglio. Cerchiamo, sì, no, vabbè. Mi è piaciuto Gagliardini, sì. No, non lo so. Io guarda, è così l'alternativa, è così. Delle due l'una, no? Non io c'è. Voglio, io sto hashtag, io sto con Conte, certo, beh, sempre, sì, tutta la vita. Io ti chiedo, poi a me non mi interessa se lui era juventino, interista, lui venendo da noi. Diventa interista. Lui ha messo la nostra maglia. Ma non l'ha capito. Ma va sotto la curva esultare. Ma come esulta Conte? Quando fa così? Quando fa così? Ma scusa, ma tu vuoi un altro allenatore che esulta così, no? No, che si mette a piangere quando segna la sua squadra. Ma dai, ma va. Ma vi rendete conto che gli juventini che hanno Sarri, vabbè, sono primi, sono qualificati, ma loro avrebbero voluto Conte. Ma vi rendete, lo sapete o no? Molti lo volevano. Lo sapete o no che volevano Conte? Non volevano Allegri. No, vabbè, ma ragazzi, volevano Guardiola. No, la società, i tifosi della Juve non so se volevano Guardiola. A livello di affetto e tutto, loro volevano Conte. E Conte cosa ha fatto? Nero, azzurro. E in quel momento lì lui fa una scelta di vita. Cazzo. Dove non deve più spiegare che lui è stato. Lui fa una scelta. Ma perché lui può dire, vado ovunque tranne l'Inter. Lui va all'Inter. Ma lui va all'Inter per vincere. Certo. Lui è qua per vincere, lo sapete o no? Queste dichiarazioni sono di stimolo, non sono di creare scompiglio. Ma va. Dopo i giornalai che sono nemici dell'Inter. Oh, è la storia questa. Sì, i giornalai sì, sono sempre stati nemici. Sì. Non vedevano l'ora di sempre parlare. Perché siamo a un punto della Juve, abbiamo perso. Vi rendete conto che scrivono quello che dice Conte? Se passiamo il turno qui, facciamo un falò e cantiamo. Lascio andare i cani. Sì, no, se passiamo il turno c'è una festa. No, ma io lascio andare i cani. Schiero lì gli anticontiani, lascio andare i cani. Poi sono cazzi loro. Esatto. E io filmo. Faccio il video. Ultima domanda, poi vado a cambiare le gomme a lavorare. Allora, una cosa. Questa è seria veramente. Conte fa un appunto, o chiamatelo attacco, anche a chi, secondo me, non parlo della proprietà, lui ce l'ha di più con la dirigenza, che secondo me in 3 mesi ha detto: Antonio, stai tranquillo che tanto dobbiamo vendere dei giocatori, ce ne sono 5, si chiamano Gabigol, Mario, Perisic, Nainggolan e Icardi, raccattiamo un po' di soldi e ti soddisfiamo. Quanto raccattiamo secondo te da questi 5, tutti insieme? No, aspetta, fammi terminare che è fondamentale, perché nel momento in cui gli dicono Gieco è una questione di soldi, lì non l'ho capito, si sono impuntati. Per 2 milioni? Ma cosa cazzo che è meno 2 non milioni? Non lo so, comunque questa roba qua... È come uno gelato costa 4 euro, costa 5 euro, non mangia gelato. Molti dicono che la società Inter non voleva calciatori di una certa età, però in quel caso l'attrattiva col Gieco era fatta. L'Inter potrebbe vincere quest'anno. No, ma lì era iniziato, lo so, ma non... Però ti dico, di 5... Ma vi fa schifo vincere lo scudetto? Aspetta, no, ma la gente non ha capito che lo vinciamo. Lo vinciamo, lo dico io che lo vinciamo. 5 giocatori, ne ha venduti 0. Ricordati che finché c'è Icardi lì, perché il 31 agosto e il 1 settembre Icardi era lì, è stato ceduto il 2 di settembre, che cazzo sì, che... Sì, l'ultimo secondo ha firmato. A quel punto lì, cosa puoi fare? Ma qualcuno gli deve aver detto. Infatti perché Marotta dice, a me non mi dovete rompere i coglioni, perché io sono arrivato, che la società aveva già deciso... Perché lui dice la società aveva già deciso di vendere Icardi e io ho avuto il lavoro in più di venderlo, ma io sono arrivato che aveva già deciso. Perché lo dice? Perché sa che Conte gli dirà... Cioè, per difendersi dagli attacchi, tra virgolette, di Conte, che dice, ma tu non dovevi sbolognarlo in un secondo, non lui, anche Ausilio. Certo. E invece non sono riusciti. Allora, adesso lo stipendio allora, lo prende ancora dall'Inter. Quello è vergognoso. Attenzione, ti sto parlando, attenzione, di una società che Conte attacca dei dirigenti, a cui io comunque voglio bene, però capita... Secondo me non li ha attaccati, sta anche stimolando. Ascolta il suo ragionamento e poi ti lascio con la conclusione. Attenzione, perché bisogna guardare il campo e i dati. Conte attacca dei dirigenti che io a me piace anche Ausilio, forse lui ce l'ha con lui, a me non interessa, per me è un grande gruppo, però a volte ha fatto difficoltà anche a Real. Si può discutere all'interno dei gruppi, si può anche litigare, hanno fatto difficoltà tutti quest'anno a vendere certe cose, tutti, Paris Saint Germain, Barcellona, un Real, ok, ma l'Inter non è riuscita a vendere Perisic, che oggi passa il turno con il Bayern con un suo gol e che vogliono riscattarlo, non è riuscito a venderlo neanche al mandello dell'Ario. Poi
Nainggolan non è riuscito a venderlo, che è un calciatore che fa la differenza al Cagliari. Il Cagliari non è mai stato così in alto in classifica. Icardi, anche ieri è decisivo, non è riuscito a venderlo neanche, non so, mi dai 15 oggi e 50 così, non è riuscito a vendere nessuno. Anche Gabigol, che siamo in trattativa per venderlo, che si è rivelato alla fine nel calcio brasiliano forte, non l'ha venduto. E Joao Mario, che ieri ha fatto cagare. Ieri ha fatto cagare, però il mese scorso calciatore del sì, mese... lo so. Però di 5 me ne vendi uno e mi prendi Dzeko e mi dai i soldi per pagare Vidal in prestito? Capisci? Capisci che Conte dice io il mio lo sto facendo, quest'estate mi avete detto Conte così. Sta facendo molto cioè, più del suo. È tutto un insieme di queste cose, ci vorrebbe un video lungo come questo, anche ci vorrebbe un podcast per spiegare tutto, perché la gente poi twitta, e twitta come Piccinini, gente, twitta le cose. Ma... Piccinini secondo me fa anche apposta, perché io no, ma infatti la gente che twitta fa, invece io amo le analisi. Cacchio, se Conte sbrocca... Ci sarà motivo, no? Prima di tutto non è che sbocca così. No, perché lui è molto amico di Marotta, all'Inter ci mette il cuore e l'anima e si è, tra virgolette, cancellato la carriera juventina, l'ha bruciata vendendo all'Inter. Non esiste più la carriera e lui ha detto, io sono qua, al di là dei soldi che sono tanti, è vero, perché prende il doppio di Ancelotti. Beh, comincio a capire anche perché però. Guarda il Napoli. Perché Ancelotti cosa ha fatto al Napoli? L'anno scorso ridere, quest'anno peggio di ridere. ragazzi, è così, eh. Vabbè. Comunque ti dico che anche Ancelotti c'ha in mano una macchina che non è una Formula 1. Perché il Napoli è più scarso dell'Inter, praticamente. Ma come? Ma non l'ha, Koulibaly. Meret mi piace. L'unico del Napoli che io... Meret, non ti piace? Il Napoli ha un giocatore... L'unico che io vorrei nella mia squadra, ma io sono già a posto perché è Koulibaly. Tutti gli altri dici? Possono andare dove vogliono. E Mertens no. Ma chi se ne frega di Mertens, dai, ma me... A parte che il nostro schema... Ma che Mertens? Sei una Mertens, ecco. Mi dici se passiamo il turno di Champions? Io dico che passiamo il turno Io dico quello che la merda che mangiamo adesso a Inter Barcellona allo stadio viene secondo giù, me, contro i catalani. Secondo me, io ti rispondo così invece. Secondo me... La partita più difficile delle due che ci mancano è quella a Praga. Non è quello Barcellona in casa. Il Barcellona lo batte il Borussia? Secondo me il sì. Barcellona può lo batte. A quel punto noi siamo a 7 col Borussia, in vantaggio torniamo secondi. Torniamo secondi. Però non ci può essere il biscotto. E no, non può esserci il biscotto. Perché? Io ti dico che la partita più tosta per l'Inter è a Praga. No, c'è il biscotto. L'Inter deve fare... L'Inter se fa 6 punti è passato l'Inter, quindi non c'è problema. 6 passi. L'Inter può fare 6 punti. Ma la prossima, se delle Borussia... due, la più difficile è a Praga, perché l'Inter in casa con Barcellona vince. Ve lo dico io. E poi vinciamo lo scudetto. Ciao a tutti. Ciao vinciamo a tutti. Lo scudetto. Hashtag io sto con Conte. Io sto con Conte, noi siamo con Conte. Tu con chi stai? Conte. Tutti con Conte. Antonio Conte! Cacchio.